Pupi Avati, la fiction Un matrimonio per Rai 1 prossimamente. Maestro, senta, qual è il nucleo principale di Beh, il nucleo principale è il matrimonio. Parlare del matrimonio, raccontarlo, dirne quelle che sono le impervie difficoltà alle quali si appresta uno che si sposa, ma anche la grande gioia. Io sono sposato a 48 anni, non con tre donne diverse, ma con la stessa donna. Ecco, al momento in cui tu vedi alle spalle che con questa stessa ragazza, che una volta era una ragazzina addirittura, che oggi è una signora attempata, tu hai condiviso un intero percorso. Cioè, non c'è persona al mondo che sappia di me così tanto, in modo così profondo e in me così puntuale, da potermi a volte anche fare molto male, ecco, come mia moglie. Quindi raccontare come è andata la storia tanti, tanti, tanti anni fa, quando c'è il primo momento in cui la vedi, ti innamori, la corteggi, lei non ti vuole e tutto il resto, e fino ai figli, i primi figli, e arrivare poi ai nipoti, ai dissapori, a tutto quello che anche nelle turbolenze interne affettive che sono necessarie. Per poi in qualche modo ridare forza, importanza e valore a quello che è poi il nucleo centrale sul quale si fonda questo tipo di famiglia. Ecco, raccontare il matrimonio come deve essere e come non può essere concepito alternativamente a così. Cioè, il matrimonio è o questo o non c'è. Si può fare quindi anche attraverso la televisione, la scelta di un grande maestro del cinema di arrivare agli italiani tutti. A patto di non avere. Di non vivere le mode, ecco, con la sudditanza con la quale molto spesso in televisione le si vivono. Ecco, se noi vediamo i modelli di famiglia che vengono proposti in altri contesti, in altri programmi, naturalmente non sono lo stesso modello di famiglia che propongo io. È per questo che considero il mio matrimonio televisivo, in un certo qual senso scandaloso, sicuramente controtendenza, ma sicuramente molto 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 valido. Andrà in onda su Rai 1 probabilmente l'anno prossimo, protagonisti Michela Ramazzotti e un giovanissimo. Flavio Parenti, Michela Ramazzotti, Cristian De Sica, Andrea Roncato, Katia Ricciarelli, Valeria Fabrizi, me ne dimenticavo, sono 259 ruoli. Io non ho mai avuto nella mia vita così tanti attori da dirigere. Anche perché si interseca con tutta la storia d'Italia dal 1948 fino al 2000. 2005, sì. E quindi insomma raccontando sia il matrimonio sia l'Italia nelle Per sue. forza, insomma, i mutamenti, se parliamo del 48 parliamo veramente dell'Alto Medioevo. Pupi, maestro, un saluto e un augurio ai lettori di Avvenire Online, magari a quelli che si stanno per sposare, per affrontare questa nuova avventura e magari a quelli che l'hanno già vissuta da tanti anni. Ma l'augurio è quello che stanno per farlo, è quello di affrontarlo con un po' di incoscienza, come si affrontano sempre le storie belle, aspettandosi il meglio, non il peggio, senza troppe cautele, senza troppe prudenze, accettando soprattutto dal matrimonio anche certe giornate buie, ma molte giornate soleggiate, soprattutto nel momento in cui ai due che si sposano si vanno ad aggiungere dei figli. A quelli che sono già sposati da un po', invece l'augurio è quello di saper resistere. Vale la pena resistere con la stessa donna, cambiare questa donna per un'altra non è sempre vantaggioso. Io lo vedo attraverso l'esperienza dei miei amici, che tra l'altro si separano per poi andare a cercare di risposarsi con una che era quasi uguale, se non peggio, alla precedente. Mi fa molto ridere quando vedo la mia nuova compagna e dico: ma non è uguale all'altra. Grazie. Maestro, grazie e ti guarderemo in televisione allora. Forse così.